Amici di Radio Anguesta, ben ritrovati con l'assessore Maurizio Franz, assessore alle attività produttive, turismo e grandi eventi del Comune di Udine. Assessore, ben ritrovato qui in Radio Anguesta. Buongiorno a tutti e grazie per il gradito invito. Come è stata pensata quindi la ripartenza post-Covid dal Comune di Udine e che cosa prevede il calendario dei grandi eventi? Ma finalmente i dati epidemiologici cominciano a far denotare un grande miglioramento, no? E quindi ci fa guardare questo con grande ottimismo agli eventi della prossima estate. E quindi di concerto assieme all'assessorato alla cultura stiamo organizzando tutta una serie di iniziative. È già partita ormai da un mese Udine sotto le stelle, quindi il fatto che molte strade, molti borghi del centro storico cittadino vengano chiusi in occasione dei weekend, quindi il venerdì sera, il sabato sera e la domenica, per organizzare eventi che sono non solo degustazioni enogastronomiche, ma sono anche eventi culturali, eventi musicali, eventi sportivi, che consentono di far vivere quella che è la bellezza anche dal punto di vista così architettonico della nostra città in assoluta sicurezza, perché parliamo di utilizzare gli spazi all'aria aperta, e quindi questo penso sia già un grande segnale di ripartenza che aveva già caratterizzato la nostra città l'anno scorso, che era stato copiato anche da altre città, insomma, proprio perché questo ha avuto grandi riscontri positivi non solo dai tanti turisti dell'Interland udinese, ma anche dagli stranieri che finalmente cominciano a tornare nella città di Udine e vedono una città interamente rinnovata, molto più vivibile, e questo penso sia motivo di soddisfazione non solo per gli operatori economici ma anche per tutti noi. Più tardi, anzi tra un attimo, parleremo anche di turismo e appunto di affluenza e prenotazioni anche straniere. Rimaniamo però nei grandi eventi, perché città come Udine veramente sono poche, belle, suggestive, specialmente di sera, e una delle possibilità più belle per viverla di sera sarà la notte del 3 luglio, notte bianca con i saldi. Quali sono le iniziative quindi della notte bianca di Udine? Beh, quest'anno diciamo che in occasione del 3 di luglio e quei giorni lì ci sono tutta una serie di iniziative che sono collegate, come dicevo, anche strettamente grazie alla collaborazione con l'assessorato alla cultura. Penso solo al Far East Festival, che parte il 24 di giugno e poi andrà avanti fino al 2 di luglio, che è diventata una manifestazione ormai importantissima a livello mondiale, che quest'anno secondo me tornerà ai fasti nelle edizioni precedenti prima del Covid, insomma, no? E quindi questo è senz'altro un evento di grandissimo rilievo. Poi c'è il concerto del risveglio, che tradizionalmente assieme ai commercianti di Udine organizziamo, quindi in occasione dei saldi, un modo per fare shopping ma anche per vivere la città, e quindi riproporremo il concerto del risveglio alle 7:30 di mattina per chi ha voglia di svegliarsi all'alba per vedere la città sotto un altro aspetto. E quest'anno ci sarà una grandissima artista, la Rita Marco Tulli, che si esibirà in Piazza Libertà, e quindi questa sarà già una grande occasione per vedere alle luci dell'alba la città di Udine. Poi proseguirà tutto il giorno i vari eventi anche in collaborazione con i commercianti di Udine, poi ci sarà la serata conclusiva nel castello di Udine, che è sempre nel piazzale del castello, luogo suggestivo, dove si esibirà un grandissimo artista come Max Gazzè. Quindi tutte queste iniziative qua io penso che saranno un modo per far vivere la città ai tanti turisti che noi ci auguriamo tornino alla città di Udine. E anche prima abbiamo altre iniziative, poi, perché ad esempio già questo fine settimana partirà il terzo motoraduno nazionale città di Udine. Anche questo è un evento che ormai è giunto alla terza edizione, come dicevo, che raccoglie tantissimi appassionati delle motociclette, ma non solo, che poi vedrà un tour nella città, ma anche in tutte le località più significative attorno alla città di Udine. Quindi Udine è un po' calamita anche di eventi, anche di altre sinergie con altre location limitrofe, ovviamente, alla città. Una città che offre non soltanto lo spritz o la cena, ma offre anche musica, offre cultura, e quindi veramente un'estate calda. Ho iniziato così un po' l'intervista perché sapevo i temi che andavamo a toccare. Più volte ha accennato a presenze positive in termini di turismo, anche straniero. Cos'è successo dopo il Covid? Ma è successo che finalmente, grazie anche a questa campagna di vaccinazione che sta producendo tutti i suoi effetti, finalmente si tornano a vedere i flussi turisti, soprattutto dalla vicina Austria, per cui quello che era diventata ormai un viatico eccezionale per Udine, per l'intero territorio, che è la pista Alpe Adria ciclabile, adesso viene di nuovo utilizzata, e quindi si vedono queste comitive di
turisti nella città di Udine con le loro guide, quindi ad ammirare quelli che sono i monumenti della nostra città, ma anche poi vengono coinvolti nelle varie iniziative. Penso ad esempio al 9 di luglio, nel castello si svolgerà per l'Asta, la notte delle bollicine, anche questo ormai è diventato un evento ricorrente ogni anno della nostra città, ma poi anche eventi sportivi. Penso al 24 di luglio che ci sarà la Bike Night Udine Alpe Adria, anche questa è una manifestazione che toccherà la città di Udine e tocca altre importanti città, penso solo a Milano, a Ferrara, e quindi partiranno alla mezzanotte i tanti ciclisti appassionati e potranno pedalare fino alla mattina per un percorso di 100 km lungo l'Alpe Adria, quindi non solo partenza attorno alla città di Udine e territori, ma arriveranno fino alle nostre località montane, un modo diverso per vivere la città e per vivere l'intero territorio della nostra regione. Tutto questo non fa che confermare, questo ce lo dicono anche gli albergatori, insomma, che finalmente c'è una voglia di tornare in Friuli con riscontri positivi per gli operatori economici, per poi la finalità è anche di dare finalmente il giusto riscontro a tutte queste attività che hanno molto sofferto in questi mesi a causa del lockdown, che adesso finalmente possono guardare con ottimismo al loro futuro e anche a tutta la situazione economica che ne consegue. Penso solo al discorso dei dipendenti, insomma a tutta questa situazione di disagio, perché accanto all'emergenza sanitaria ormai dobbiamo affrontare anche un'emergenza economica, ma adesso grazie a tutti questi eventi qua, ma grazie soprattutto ai dati epidemiologici, io penso che possiamo guardare con ottimismo al prossimo futuro. A proposito di grandi eventi, un grosso polmone d'ossigeno sarà il Friuli Doc, uno dei più grandi eventi durante tutto l'anno per la città di Udine, ma non solo, anche per la regione, che si svolgerà naturalmente a settembre. Quali saranno le novità? Perché sì, una bolla di ossigeno per le attività, come abbiamo detto poc'anzi, però sarà un evento che attirerà tantissima gente, quindi il comune sarà sicuramente attento ed organizzato a quelle che sono le restrizioni, perché la guardia non bisogna mai abbassarla. Noi anche qua guardiamo con attenzione a quella che è l'evoluzione dell'emergenza Covid. Siamo riusciti a realizzare Friuli Doc grazie alla collaborazione dei borghi, dei ristoratori della città, ma anche del Proloco, già nell'edizione dell'anno scorso, che era molto più complessa di quest'anno. E quindi noi contiamo che quest'anno, grazie alla situazione che è in netto miglioramento, si possa svolgere un'edizione di Friuli Doc che possa vedere sempre protagonisti i bar e i ristoranti di Udine, perché la nostra idea è di non tornare alle vecchie edizioni di Friuli Doc dove si guardava molto ai numeri, però questo magari andava a scapito della qualità. Quest'anno noi vogliamo che sia al centro di nuovo la qualità non solo dei prodotti, perché dobbiamo fare promozione di quelle che sono le eccellenze agroalimentari ed artigianali della nostra regione, ma anche la qualità del servizio, quindi resterà l'obbligo del servizio al tavolo. Questo garantisce sia dal punto di vista di evitare gli assembramenti, ma dà anche un miglioramento di quello che è il servizio percepito dall'utenza. Quindi su questo è un passo che abbiamo l'anno scorso intrapreso e che vogliamo proseguire anche nelle prossime edizioni. E poi il discorso sempre di attenzione alla sostenibilità ambientale, per cui già dall'anno scorso avevamo introdotto il fatto che tutte le utensili, tutte le cose devono essere ecocompatibili, e quindi per ridurre il più possibile l'impatto ambientale legato a un evento che comunque ha numeri importanti e che dà un ritorno importante a tutte le attività economiche. E poi ci auguriamo non mancheranno anche gli eventi collaterali, quindi il discorso legato ai concerti, perché se la situazione sarà di relativa tranquillità, già noi iniziamo con un ricco programma al mese di luglio e di agosto di concerti, perché come dicevo il 3 di luglio partirà Max Gazzè, ma poi il 17 di luglio ci sarà il concerto di Umberto Tozzi, il 26 di luglio ci sarà la premiata Forneria Marconi già in Castello Udine, ci sarà il 2 agosto NEC, ci sarà Angelo Branduardi il 18 di agosto, e poi contiamo magari di fare proprio la serata conclusiva, come era tradizione, di Friuli Doc con un concerto in Piazza Libertà. Ovviamente questi sono dei programmi che sono anche un po' in evoluzione, legati anche a quello che sarà il contesto epidemiologico. Parlo naturalmente riferendomi a Friuli Doc, poi gli altri eventi successivi importanti che stiamo lavorando per il prossimo autunno, perché dopo Friuli Doc ci sarà la Maratonina, ci sarà Ein Proli,
e soprattutto la grande mostra di Casa Cavazzini, un evento unico, eccezionale, con la presenza di una sessantina di opere dei più grandi artisti e pittori di fine 800 e metà 900. Questa sarà un'occasione imperdibile per la città di Udine e per l'intero territorio, per far conoscere anche in ambito artistico e culturale la nostra città. Noi, Assessore, la ringraziamo e gli facciamo gli auguri. Un calendario ricco di eventi, ma soprattutto che eventi di qualità, come ovviamente la città di Udine, la cornice meravigliosa e culturale della città di Udine merita, e sarà sicuramente un grande passo verso la normalità. Grazie ancora e buon lavoro per tutti gli eventi e per tutti i suoi assessorati. Grazie. Grazie a voi e buon lavoro anche a voi.